The Mandalorian, la serie divertente quanto Benigni che ti racconta la Divina Commedia per 15 ore, quindi molto. Din Djarin è un cacciatore di taglie mandaloriano. E prima che andiamo avanti, no! Non è né Jumbo né Boba, è un a caso che fa cose a caso, ok? Benissimo. Insomma, sto guerriero templare prende i ricercati, li mette nel congelatore dei cristiani e se va a far pagare da Chocolate Crane. E proprio il signor Train lo manda a fare un lavoro segreto per gente segreta che hanno una cosa segreta da... Sono dell'impero e devono trovare un cinquantenne falso invalido e accopparlo. Hello there. Come ricompensa gli daranno una secchiata de Beskar, ovvero l'adamantio da altri tempi, nonché il metallo più sgravo dell'universo, ragazzi. E siccome gli danno un piccolo anticipo, lo va a far scuoiare da un fabbro per farsi fare una spallina. E con mio immenso disappunto, non c'è una scimmia alla forgia, ma un cavaliere di Faram. Quindi, addobbato con la sua nuova spallina platinata, va a cercare sto cinquantenne. Scende su sto pianeta e rischia subito di morire male contro due piranha grossi con le gambette. Grande inizio, un campione. Fortuna che viene salvato da Giovanni Storti, che frizza le bestie liberandolo dalla loro presa. Pensate, da Giovanni si deve far salvare questo. Ottimo protagonista, bellissimo. Giovanni che spiega come stanno un po' le cose là. Ci sono degli stronzetti qua vicino che ogni tanto fanno casino. Ti aiuterò ad ammazzarli, però ciccio, per andare da loro devi imparare a cavalcare queste bestie. Signore, ma perché proprio io? E quindi dopo l'addestramento più veloce della storia impara a cavalcare sti cosi e arriva all'accampamento slash piazza del spaccio. Ma viene anticipato dall'impavido robot cacciatore di taglie Brumotti 3000. Abbondanza! Guarda che bello che è. Si alleano duelloni nell'accampamento. Baby Yoda! Ma adesso dobbiamo ammazzarlo! Abbondanza! Amico delle guardie. Dei mercenari attaccano Mando e il piccolo Yoda Fake. Mandaloriano rimane ferito e si illumina le ferite col flash. Finché Baby non si avvicina e Sì. Tornano alla nave, ma quei pezzi di schivo degli Jawa gliel'hanno smantellata per prendere i materiali. Classico di sti pezzenti, eh. E quindi Mando in piena foca agonistica, incazzato come una bestia, va a cercare vendetta. Ma appena sale sul carrozzone degli infami, viene frizzato e cade di sotto. Tornano al signor Storti, che li porta all'accampamento degli Jawa per contrattare sui pezzi che gli hanno rubato. Ma i pezzenti vogliono in cambio un uovo di rinoceronte. Qualsiasi cosa sia sto coso. Challenge accept, boys. Prende gli schiaffi, rischia l'ennesima volta di morire, ma viene salvato da Furby e grazie al suo aiuto riesce ad ucciderlo. Bene, sempre meglio. Bravo, Mando. Sei fortissimo, bravissimo. Torna dagli Jawa, se mangiano l'uovo e gli ridanno i pezzi. Ma vostra madre, Suka, bastardi! Rimonta i pezzi e se ne va con Baby Yoda. Clementino va a consegnare sto gremlin, poi riceve finalmente il cestino di Beskar, tanto bramato, con cui mo ci si può fare il completino di ferro più 10. Però sta cosa non va molto a genio ai suoi colleghi, perché in fin dei conti quello è il pagamento ricevuto da degli imperiali, ed è per colpa loro, per colpa dell'impero, che devono vivere nascosti come dei topi. Sputatevi, intanto il crimine serpeggia, Il vero problema adesso è che ormai Mando si sente padre di sto fringuello e vuole andarselo a riprendere. Quindi, con nonchalance, torna nella tana degli imperiali e li arrostisce come polli, prendendosi il gremlin e ammazzando tutti, quasi. Mo' però tutti gli altri colleghi mercenari invece vanno a imbruttire Mando per farsi ridare la taglia e perché ha tradito il regolamento del buon mercenario. Ma siccome per lui non era già abbastanza, aveva ammazzato tutti gli imperi, quasi tutti gli imperiali, ammazza pure tutti i cacciatori, quasi tutti i cacciatori. Per migliorare la sua situazione, no? Ma proprio quando ormai si sentiva fottuto perché l'hanno braccato, cerchiato in 2000, arrivano i compagni mandaloriani che hanno apprezzato il gesto e lo aiutano a scappare. Mando cerca casa e la trova a Sorgan, che per comodità chiameremo Frattocchie. Va nella prima osteria e trova finalmente la sua futura spalla, Tatiana. Insomma, in sto villaggio c'è sta un popolino che c'ha bisogno della mano, perché dei predatori infame sono sempre a rompere le palle, ammazzano gente, toccano le donne, spoilerano cose, e quindi tocca eliminarli, eh.
però c'hanno un AT-ST. Giusto per rendere le cose più facili, no? Allora Mando va al villaggio a rassicurarli tutti e gli dice: andatevene da qua, se no vi schiacciano come i bagarozzi, non è il caso. Ma sti contadini non se ne vogliono andare, sti contadini c'hanno paura ma non c'hanno paura. Quindi Mando inizia ad allenarli, li arma più o meno e soprattutto attrezza il villaggio per creare una trappolona. Qua qualcuno si è visto i sette samurai, eh? Bravi, complimenti. Arriva la notte, fanno l'incursione al campo dei trollatori, l'ATST si attiva, tornano al villaggio e inizia la battaglia. Cercano di far cadere l'ATST nella trappola, ma... E mica è scemo lui là dentro, eh? Mica si fa fregare da ste trappoline, eh? Ti pare che entra dentro la risaia, eh? Io, soprattutto io ci casco. Ci cade. Mando gli tira una mina, i nemici scappano e tutti sono felici. Bello. Gli abitanti festeggiano la vittoria, Mando decide di lasciare Baby Yoda lì, così da lasciarlo con persone per bene, così da renderlo felice. Papà Din decide pure di lasciare Sacagawea, che una botta gliel'avrebbe data, eh? Gliel'avrebbe data sicuro. Ma lui no, decide di andarsi. Oh, oh, buono questo fucile, chi è questo fucile? Oh! Meno male che c'è Tatiana, meno male che c'è Tatiana. Puttana Eva, andiamocene da qua, via!